saluto da Nico, Nito, delle aquile, delle aguile, da da Wallace. Wallace. Ed eccoci tornati da questo ampio spazio musicale al Nido delle Aquile, 22:53 minuti del 6 marzo del 2017, qui in diretta dagli studi di Radio Roma Futura in Via della Rustica, Marco Misseri, Gianfranco Desideri, Antonio Pilato e Alberto Alquadi per questa puntata importantissima, ricca di collegamenti prestigiosi. Te dopo. Ricca di collegamenti prestigiosi. Allora, visto che fai così, Andrea, io volevo premiare Alberto che ci è tornato a trovare in diretta. Quindi quando verrai anche tu qui agli studi di Radio Roma Futura, ti presenterò per primo, va bene? Va bene. Ok. Bene, quindi abbiamo avuto l'onore di intervistare l'avvocato Mignogna in merito allo scudetto del 1914, stagione 1914-1915. Abbiamo avuto l'onore di riascoltare i nostri microfoni un ex gloria della SS Lazio, ovvero Luigi Corino, e quindi per parlare un po' del momento Lazio così emozionante che ci sta regalando tantissime soddisfazioni, vogliamo ritrovare anche un nostro graditissimo ospite, un amico ormai qui del Nido delle Aquile. È tornato a trovarci il capitano della SS Lazio Nuoto, Federico Colosimo. Bentornato, Fede. Grazie ragazzi, buonasera a tutti. Come va, Fede? Va benissimo adesso, cioè va benissimo perché l'umore finalmente è tornato alle stelle, abbiamo inanellato 3 successi consecutivi e ci siamo allontanati dalle zone calde della classifica, anche se siamo sempre dentro, ma soprattutto all'ultima posizione, e addirittura siamo a 4 punti dalla salvezza diretta, che per noi inizio anno era un sogno, ma chissà, però sarebbe veramente un miracolo. Noi vogliamo comunque arrivare ai playout, poi se dovesse arrivare qualcosa di meglio, ben venga. Federico, come si passa da un momento magari negativo fino a 3-4 partite fa a 3 vittorie consecutive? Ma noi abbiamo passato veramente da settembre a dicembre 2016 un periodo bruttissimo, perché comunque sì, negli ultimi anni abbiamo sempre lottato per la salvezza, ma ce la siamo sempre guadagnata con tranquillità, e quest'anno sapevamo che ci aspettava un obiettivo veramente difficile, però trovarsi a fine dicembre praticamente con 0 punti e poi vincere proprio a ridosso di Natale la prima partita è stato un sospiro di sollievo. Dopodiché abbiamo di nuovo intrapreso un trend abbastanza negativo, abbiamo pareggiato al quinto dove dovevamo e potevamo vincere, invece poi abbiamo fatto una cena organizzata dal presidente della Polisportiva Buccioni al Circolo, ci siamo guardati in faccia e devo dire che soprattutto i ragazzi della vecchia guardia, quelle 4-5 persone che stanno con me da 10 anni, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ragazzi, dobbiamo provare a cambiare marcia, perché o diamo un segnale noi grandi oppure veramente rischiamo il baratro. E da lì è stato veramente un'escalation di emozioni, perché abbiamo vinto una partita difficilissima a Siracusa, una piscina all'aperto, veramente un campo, una vasca difficile. Poi ci siamo superati in una partita col Savona, che è nettamente più forte di noi e che addirittura adesso si trova all'interno della griglia che disputerà i playoff scudetto. E dopodiché abbiamo fatto registrare un'altra vittoria importantissima a Bogliasco, squadra con cui all'andata avevamo perso addirittura 14-4. La più brutta sconfitta della stagione, quindi veramente
un trend positivo, e in più hanno trovato anche quell'entusiasmo i giovani, e siamo cresciuti molto, soprattutto a livello di personalità, mentre secondo me a livello di gioco possiamo fare ancora veramente molto, non esprimiamo ancora un grande gioco, ma tempo al tempo. Beh sì, anche perché poi, come ci avevi detto a inizio stagione, avendo molti giovani in squadra, piano piano col tempo, con l'esperienza della Serie A, si stanno forse pure un po' abituando a questo passaggio. Sì, si stanno abituando, non è stato facile, perché poi comunque dai giovani, sai, quando si perdono un po' troppe partite è più facile abbattersi, chi non è abituato a questi campionati tende a buttarsi giù, invece devo dire che loro si sono sempre allenati con molta umiltà e impegno e finalmente stanno raccogliendo un po' di successi e soddisfazioni, ecco. Bene. Ho visto tramite la vostra pagina di Facebook e anche la tua, Fede, molto entusiasmo per questa trasferta di Bogliasco. Se ce la vuoi raccontare. Sì, è stata una trasferta un po' turbolenta, nel senso che la squadra è partita venerdì. Venerdì mattina abbiamo avuto una sorpresa, nel senso che uno dei giocatori più importanti della nostra squadra, Daniele Giorgi, con la sua compagna, insomma, hanno avuto un bambino, è nato proprio venerdì mattina, e è stata una notizia molto bella, allo stesso tempo però ci ha privato di un giocatore per noi fondamentale, e la sua assenza ci ha forse addirittura fortificato, perché ci sentivamo anche un po' in dovere, in obbligo di regalargli una gioia e di rendergli meno triste il non essere venuto a Bogliasco. Io sono partito personalmente sabato col presidente Buccioni, perché ho avuto venerdì sera, ormai ho il corso prematrimoniale per un po' di settimane e non posso saltarlo, e in più è stata una trasferta veramente dura, perché siamo partiti per Genova in aereo e invece l'aereo ha fatto veramente registrare delle turbulenze incredibili e ci hanno fatto atterrare a Pisa per maltempo. Abbiamo dovuto prendere la macchina, salire a Bogliasco, arrivare in fretta e furia a buttarsi in acqua, però comunque c'era capitata la stessa cosa 3 anni fa con lo stesso identico copione, nel senso che poi abbiamo vinto la partita, quindi io quando sono atterrato su Pisa ho detto oggi vinciamo, e così è stato. Beh, potrebbe essere un tema tattico per le prossime partite, certo. Arrivi all'ultimo punto in gioco e te ne vai. Peccato che non pensavo di arrivarci proprio a Pogliano, perché ho vissuto 1 ora e mezza d'inferno dentro quell'aereo, però vabbè, è andata. Senti, lo dirà, fa pure lui pala. Sì, la passerà là. Mi prendi e butta in campo all'ultimo momento. Ecco, adesso capisco. Poi Bogliasco è proprio per tradizione una delle vasche più difficili d'Italia, non tanto per la qualità del loro organico, che è buona, ma sicuramente la nostra portata, ma per il pubblico, perché loro hanno dalla loro parte i tifosi della Sampdoria, gli ultras della Sampdoria, che veramente fanno diventare quella vasca caldissima, e anche stavolta c'erano, anche se in parte perché qualcuno era allo stadio per andare a Pescara, però vincere in una vasca che sente così tanto la partita e soprattutto che vive così da vicino alla pallanuoto è stato emozionante, anche perché comunque ormai quello che ci siamo detti e quello che abbiamo visto è che successo tira successo, e eravamo talmente sulle ali dell'entusiasmo che avevamo più grinta di loro, più carica di loro, perché poi onestamente non abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, anzi abbiamo sbagliato molto sotto porta, però quel che conta poi, quel che contava era il successo, e lo abbiamo ottenuto. Anche perché, ragazzi, se quando leggerete il tabellino, quindi quando leggete espulsi per podeste colosimo, è dovuto al corso prematrimoniale, no, partita, quindi sappiate questo. Espulso per podeste, peraltro veramente quest'anno non ci siamo mai lamentati con gli altri. Abbiamo iniziato la partita dove ci hanno dato 4 falli contro di seguito e 3 espulsioni. Dopodiché ha fischiato un'espulsione veramente, ci ha lasciato tutti disarmati, l'ho guardato io da capitano chiedendo un'investigazione, mi ha allontanato ma non vedeva l'ora, quindi un po' sono cascato nel tranello io, però poi
alla fine della partita gli ho detto: ma scusi, io sono il capitano, non le posso chiedere neanche una giustificazione, ma purtroppo ci sono certi arbitri che vivono di protagonismo e tendono a fare troppo i protagonisti, però accetto il verdetto, l'importante è il successo. Quindi non giusto, solo anche nel anche nel pallanuoto già ci sono i tagliamento, insomma, questo è il senso. Anche peggio, anche pure peggio. Sì, sì. Io ne conosco uno, non dico il nome perché sennò poi mi licenziano, però è una cosa tremenda. Ah, ok. Comunque ci vai Fede, vai Andrea. Fede, allora, due cose io. A parte sabato qual è il prossimo impegno e se tu personalmente a fine stagione attacchi la cuffia al chiodo. Oddio. Allora, no, sabato per fortuna riposiamo. Perché c'è, ci saranno là, ci sarà la Final Four di Coppa Italia. E si disputerà a Brescia e quindi giocheranno Recco, Brescia, Verona e mi sembra Canottieri, Napoli, e quindi il campionato vivrà una giornata di riposo. E dopodiché fra due settimane avremo un impegno assolutamente proibitivo e per noi sarà poco più di un allenamento, perché giochiamo con la Pro Recco, che è la squadra più forte del mondo. Il nostro appuntamento è fissato per sabato, non mi ricordo adesso, vabbè, fra tre sabati, che giochiamo una partita importantissima a Torino, che alla prima esperienza in Serie 1 all'andata ci ha regalato un dispiacere, abbiamo dominato una partita, invece poi c'è stata un'espulsione per brutalità del nostro centroboa Devorale, l'abbiamo perso veramente al photo finish contro una squadra brava ma certamente non più forte di noi. Però andiamo in un campo, in una vasca veramente difficile, che ha l'entusiasmo a mille, mi sembra che la piscina che vanta il maggior numero di spettatori e pubblico ed è molto vicina adesso all'amministrazione comunale, sponsorizzata dalla Reale Mutua, stanno vivendo un periodo molto felice e sai, comunque Torino eccezione fatta per il calcio, poi la pallanuoto viene dopo e quindi c'è molto entusiasmo a Torino per questa realtà e sarà sicuramente bello giocare lì, e che poi ci dovremo anche un po' abituare alla vasca, che sarà la vasca sarà il teatro appunto della Final Six Scudetto e anche dei play-out. E ad oggi noi incontreremo probabilmente proprio il Torino e ecco, speriamo di non incontrarli lì, perché comunque giocheremo fuori casa e partiremo veramente in salita, però che dobbiamo fare? Forse sarà ancora più bello vincere. Una curiosità, Fede, stavo guardando la classifica. Non ho risposto all'altra. No, poi anche evitate rispondere. Il vago. Poi anche evitate rispondere alla seconda. No, rispondo volentieri. Io la Lazio veramente ce l'ho tatuata addosso. E quindi io il mio desiderio sarebbe quello di rimanere, perché sento di poter giocare almeno altri 2-3 anni a questi livelli, perché anche quest'anno per gran parte della stagione l'ho dimostrato. Fermo restando però che devo vedere un po' di cose, nel senso che comunque sia ho sempre non trascurato, ma ho sempre messo in secondo piano in questi anni di affetti, perché comunque lavorando e giocando a pallanuoto, stare sempre il sabato fuori.